L'idrogeno verde è una delle soluzioni che propongono le compagnie energetiche per rimpiazzare in particolare gli usi che difficilmente saranno sostituiti dall'elettricità. Parliamo della creazione dell'ammoniaca, parliamo delle siderurgie, parliamo dei trasporti pesanti. Però in prospettiva io penso che alla fine, al 2050, avremo soltanto il 15% di idrogeno verde. Se deve essere verde vuol dire costruire anche tante centrali solari e eoliche per produrlo e oggi i costi sono ancora superiori, ma sono confidente che nei prossimi 10 anni l'idrogeno verde sarà una realtà parziale. In particolare i paesi africani vogliono esportare in Europa perché riescono così a fare. Quindi siamo tutti confidenti che sia una buona soluzione. Non è però la soluzione né per l'Europa né per l'Africa, è una parziale soluzione. Purtroppo in Africa le rinnovabili, nonostante il continente con più solare e più eolico, sono ancora molto indietro. Guardi, ogni anno vengono immesse tantissime quantità di energie rinnovabili, in particolare in America, in Europa e in Cina, in Africa solo il 2%. Il perché è facile, ci sono delle esistenze, ci sono dei regolamenti, quindi l'Africa dovrebbe aumentare soprattutto gli investimenti privati, perché non è che con i pubblici gli africani non hanno un grande input, ma se un Enel, una Terna, un Acesi potessero investire, spesso non è possibile perché sono ancora bloccati dal loro sistema, cioè, di policy. Per cui l'Africa non ha ancora quelle capacità che dice lei, cioè non è capace di stoccare. Dobbiamo fare in modo che l'approccio sistemico, cioè rinnovabili più accumulo, diventi un must. Oggi devo dire che qui in questa conferenza molti paesi hanno parlato di smart grid, cioè reti intelligenti che hanno i sensori digitali che possono quindi fare un accumulo. Il futuro comunque sarà anche l'autoelettrica, se dovesse prendere in Africa in futuro, lei c'ha carica con l'eolico e sulla ricarica. Le scelte si fanno insieme, in Europa abbiamo la fortuna di avere un sistema di paesi che condivide le scelte. L'elettrificazione, come ho detto oggi, non è una cosa a breve termine, è una cosa che va nel suo tempo e vedere i benefici di un'elettrificazione massiccia, come infatti in Europa è accaduto, ma in Africa e in altri paesi, è sbagliato perché nel corto termine non si fa. Si bisogna avere una pazienza di 20-30 anni, anche per i benefici che poter dare energia elettrica agli africani vuol dire permettere ai giovani africani di diventare autonomi. Lei immagina i ragazzi della Cina, della Thailandia, del Brasile, in Africa, nell'Africa subsahariana, 30% c'è l'elettricità e il 70% c'è però il telefonino. Quindi bisogna potergli dare la possibilità di diventare esperti di elettricità. Quindi non tempi leggeri, purtroppo, come lei sa benissimo, anche da noi, la prossima elezione è quella che conta e non è la prossima generazione. Quindi bisogna avere pazienza, però noi come Rest for Africa, insieme ai campioni italiani, riusciamo a poter trasmettere loro la confidenza che si possa fare. L'Africa potrebbe essere autonoma, purtroppo gli eventi recenti hanno fatto sì che gli europei continuino a cercare in Africa un aspetto un po' coloniale per prendere il loro gas, il loro carbone. Secondo me gli africani sono capaci nei prossimi 20 anni a avere un'autonomia e addirittura esportare energia elettrica da fonti rinnovabili. C'è un ritardo dovuto al fatto appunto che l'approccio attuale a breve termine è quello di andare in Mozambico, andare in Senegal e prendere il gas che non gli manca dall'Ucraina. Quindi direi che insieme l'Italia sta facendo un ottimo lavoro col Piano Mattei, noi siamo impegnati, tra l'altro voglio annunciarlo, nel Piano Mattei a costruire presto in Marocco, la settimana prossima ci vado, un centro intercontinentale sulle energie rinnovabili e sull'idrogeno. Quindi siamo contenti che l'Italia abbia scelto di formare gli africani. Come si dice, è meglio insegnare a pescare che dare il pesce.